Il cinema fuggente, un podcast di Cinefollia. Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Il cinema fuggente, questa serie di podcast in cui si parla di film che non vengono considerati più di tanto, insomma, di cui si parla poco, ecco, mettiamola così, come sempre. In realtà il film di oggi è stato riscoperto nell'ultimo periodo perché è stato il centenario della nascita di Pasolini e quindi tutto il cinema di Pasolini è stato più o meno riscoperto o ritrovato. Ritrovato non a caso perché è tornato al cinema grazie anche al restauro, ai restauri, al plurale, della Cineteca di Bologna. Ma prima di cominciare a parlare del film di oggi, di cui avete già potuto leggere il titolo perché è nel nome di questa puntata, torno a consigliarvi, come al solito, tutti i social di Cinefollie, Facebook, Instagram, il canale Telegram, dove metto anticipazioni, novità, suggerimenti extra solo per chi è iscritto a quel canale lì, il blog cinefollie.wordpress.com e ovviamente il canale YouTube Cinefollie, da cui tutto nasce sostanzialmente. Andiamo a parlare di uccellacci e uccellini. Marcello e Ninetto camminano per la strada parlando della luna e di altre cose finché un corvo si unisce alla loro camminata, raccontando una storia e filosofeggiando sull'umanità, sui valori e sulla morte. È stata una trama velocissima, ho voluto riassumerla così, ragazzi, perché asciugandola banalmente il film sarà tutto una sorpresa per chi non l'ha visto. Perché Uccellacci e Uccellini, che è un film non tanto sfuggente come altri che sono stati nominati in questi podcast, è appunto all'interno del cinema fuggente. Perché grazie alla Cineteca di Bologna e al Politeama Cinema di Fano, sono riuscito a vederlo per la prima volta al cinema. È stato uno spettacolo meraviglioso vedere il faccione di Totò al cinema per la prima volta in questo film, un film stratosferico, gigantesco, grandissimo. E ve lo voglio anticipare, non sarà facile parlare di questo film, anzi non riuscirò a parlarne approfonditamente. Non è l'argomento, non è neanche il format giusto, quello di appunto del cinema fuggente, parlare in maniera approfondita di questi film. Quindi ve lo dico in anticipo, questa puntata sarà forse per qualcuno superficiale, troppo superficiale. Cioè chi conosce il film sicuramente dirà, vabbè, ma di questo film non hai detto niente, potevi dire un sacco di cose. Sì, posso dire un sacco di cose, però io credo che la scoperta del film, andate a vedere questo film, c'è su YouTube tra l'altro, se non volete comprare il DVD, se non volete, c'è su YouTube, quindi potete tranquillamente andarlo a vedere, andate a vedere, guardatevi questo film senza sapere nulla di più di quello che vi ho appena detto della trama. Io non sapevo manco questo, quindi figuratevi. E ora comincio, quindi se non avete visto il film e lo volete vedere e volete seguire il mio consiglio di poco fa, chiudete il podcast, perché tra poco cominceranno gli spoiler. Andate su YouTube, vedetevi il film e poi tornate qua. Io vi aspetto. Comincio con gli spoiler, comincio citando i meravigliosi, meravigliosi titoli di testa di questo film, i più bei titoli di testa della storia del cinema italiano, qualcuno lo dice. Sono cantati da Domenico Modugno che canta i titoli di testa di un film di Pasolini. È una cosa meravigliosa, veramente. Quando comincia così, un film ti può solo catapultare dove vuole lui. E subito dopo arriva questo titolo, questo sottotitolo, meglio sopratitolo. Dove va l'umanità? Boh. Succo di un'intervista di Mao a Mr. Edgar Snow. Dove va l'umanità? È una domanda che ritornerà costantemente.
è una domanda che sarà un filo conduttore di tutto il film. Questi due personaggi che camminano e che parlano della luna e delle maree, del fatto del pescare, tutti discorsi che continuano a fare questi due personaggi, finché non arriva il corvo. Anche il corvo chiederà ai due protagonisti, il corvo che si aggiunge a un certo punto, questo corvo marxista con la voce di Pasolini, simbolo di un comunismo in completa decadenza, e ci sarà all'interno di questo film, grazie ai funerali di Togliatti, no? Una assonanza tra questo corvo che parla e filosofeggia su tutto, sulla decadenza dell'umanità, dei valori, della moralità, e arriva alla morte, la mia fine è vicina, e poi si vedono i funerali di Togliatti. E, insomma, questo corvo che chiede, questo simbolo di comunismo e di decadenza, che chiede allora, ma voi dove andate? È una domanda lecita, ma questi non lo sanno, lo prendono anche un po' in giro. Domanda, dicevo, circolare, perché riporta poi alla fine del film. È un finale cattivo, un finale amaro più che cattivo, un finale veramente amaro, perché dove andiamo, che è la domanda iniziale, si trasforma nella domanda che il pubblico si fa guardando il finale del film. Un finale in cui il corvo muore, perché annuncia costantemente la sua morte, continuamente la sua morte. Il corvo muore perché viene mangiato da Totò, no? Divora questo corvo e dice io adesso me lo mangio, insieme a suo figlio, no? Di Netto, questo ragazzo emule del padre, e tra l'altro anche qui potrebbe essere una cosa interessante da dire, ma la diciamo tra poco. Questo ragazzo che fa le capriole, va dagli amici, ma in realtà sono le ragazze, è frivolo, come è giusto che sia per i ragazzi della sua età. E quando il padre gli dice mo adesso ce lo mangiamo, questo corvo se lo mangiano e poi vanno verso questo futuro. Non sono più i tempi moderni di Chaplin, no? Che lui e la ragazza alla fine del film vanno, si allontanano dalla telecamera verso questo orizzonte pieno di speranze, pieno di sogni e pieno d'amore. Qui invece l'orizzonte di questi due, di questo padre e di questo figlio, è un orizzonte vuoto, un orizzonte senza morale, un orizzonte senza destino, un orizzonte senza speranza. Dove vanno questi due? Senza la morale, senza le ideologie del corvo. Dove vanno? E mo dove andiamo? Tra l'altro è interessante, o meglio io l'ho vista così, quando Totò decide di mangiare il corvo, è un po' come se quello che rappresenta Totò si divori le ideologie che vengono rappresentate dal corvo. È come se quello che rappresenta Totò uccida il comunismo, uccida il marxismo, uccida gli ideali della società contemporanea. Quegli orribili film, diceva una volta Pasolini, quando parlò di Totò, dicendo è stato un piacere lavorare con Totò perché è una bravissima, ricordato per quegli orribili film che oggi una stupida intelligenza riscopre. Questo era un po' il significato, il valore che dava Pasolini ai film di Totò, no? A quei famosi film comici di Totò. Ecco, nel valorizzare l'artista toglie qualità a quello che è stata la più grossa fetta della carriera dell'artista, no? Ovvero tutti quei film comici. E quindi, vedere Totò che fa questa decisione, opera questa decisione, è un po' come vedere che quello che rappresenta lui si divori quello che rappresenta il corvo, che tra l'altro ha la voce di Pasolini. Quindi, mi è sembrata un po' questa cosa qui, no? Il finale, tra l'altro. Ecco, volevo tornare un attimo su Ninetto Davoli, che ovviamente un personaggio anche questo meraviglioso, magico, su questo film, solo su questo film si potrebbero scrivere libri e libri, ma per non divagare troppo, ecco, Ninetto Davoli, quando vedi questo finale in cui loro vanno verso il futuro, ma questo futuro senza speranza, eccetera, eccetera, e pensi a quello che è stato il personaggio di Ninetto, dici, ma quindi allora il futuro per queste nuove generazioni è fiancheggiare le orme dei padri e emularli senza nessun tipo di innovazione, possibilità o speranza per le nuove generazioni, è solo stare di fianco al padre finché questo non si decide di crepare.
mi ha dato anche questo piccolo messaggio qui. Però insomma è un film talmente pieno di cose che possono essere lette e rilette, viste e riviste, quello che volete, però un film talmente pieno ma allo stesso tempo chiarissimo, lineare in quello che vuole dare allo spettatore, che potrebbe anche essere il primo film, cioè il film più adatto forse per iniziare Pasolini. Certo, la presenza di Totò aiuta comunque, però potrebbe veramente essere il film migliore per cominciare a vedere Pasolini. Io di Pasolini ho visto altre cose, però quando ho guardato questo film al cinema ho detto, a parte quelle inquadrature, porca miseria, io non so come faccia certa gente a dire che Pasolini era un pessimo compositore di immagini, boh, non so se avete visto l'inquadratura in basso, da sotto il ponte sul quale passano i due protagonisti, e intanto Totò che parla e la voce che riecheggia, con questo ponte grossissimo, gigantesco, io non so, boh, Pasolini pessimo compositore di immagini, boh, se lo dite voi. Per me assolutamente no, mamma mia ragazzi. Come mio solito voglio anche citarvi un paio di passaggi di alcune persone. Nello specifico Gianni Amelio nel 2003 scrisse: quando entrò in sala di montaggio, Pasolini si trovò davanti a un materiale che dovette apparirgli estraneo, una cosa trovata, parole sue, non girata neanche da lui. È un buon segno se succede, vuol dire che il film sta prendendo una vita propria, incomincia a respirare. Dall'idea della sceneggiatura, passando attraverso la fase delle riprese che tutto filtra e rimette in gioco, un vero film impara a camminare da solo, si impone al suo stesso artefice, litiga con lui se è necessario, e vince. Mario Martone invece nel 2022 scriveva: ogni ragazza, scrive il 2022 e adesso, proprio per il centenario di Pasolini, scrive: ogni ragazza, ogni ragazzo ancora oggi può trovare qualcosa di importante in ciò che ha scritto e fatto Pierpaolo. Il suo mondo è aperto, per certi versi immenso. Attraversa il tempo e lo spazio, tocca tutte le culture, predisposto ad abbattere naturalmente la centralità del maschio bianco in tutti i suoi peggiori risvolti, ma non inclinando verso quello che oggi definiamo il politicamente corretto, piuttosto continuando a dare scandalo con una parola che a volte fa anche male. Non voglio commentare questi due passaggi, ve li lascio così, ve li regalo così e vi invito a guardare Uccellacci e Uccellini, passando adesso alle curiosità. Uccellacci Uccellini è l'ultimo film che vede protagonista Totò. Le prossime apparizioni saranno solo dei camei e poi passerà a miglior vita. Questa pellicola è anche considerabile l'esordio di Ninetto Davoli, perché prima di Uccellacci e Uccellini fece solo una comparsata nel Vangelo secondo Matteo, sempre firmato da Pasolini, che vi consiglio tantissimo perché è pazzesco. Molti lo definiscono film minore. Per me è meraviglioso, è stato meraviglioso, un'altra visione meravigliosa. Ultima curiosità di oggi è che Mario Martone, che abbiamo citato poco fa, nell'episodio La Salita del film I Vesuviani, film di difficile reperibilità, quindi se lo trovate in qualche biblioteca prendetelo a noleggio e guardatelo perché è meraviglioso. Dicevo, nell'episodio La Salita, Martone ha resuscitato il corvo di questo film e lo ha fatto parlare con un Tony Servillo che interpreta un sindaco. I consigli paralleli di oggi sono, come spesso succede, tre. Il primo è, se volete ridere a crepapelle ma trovare un finale agrodolce in una commedia di Totò, vi consiglio la famosissima Totò Peppino e la mala femmina del 1956, diretta da Camillo Mastrocinque. È veramente divertente, è quella con la scena, questa commedia, ovviamente il soggetto è commedia, questa commedia qui è quella famosa con la scena della lettera, punto e virgola. Poi, se invece di ridere volete farvi del male fisico, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 75, il famosissimo film di Pasolini,
E in ultimo facciamo un salto temporale fino al 2014, quando Abel Ferrara diresse il suo Pasolini, film biografico dedicato al regista di questa puntata del podcast, con Willem Dafoe nei panni di Pierpaolo, Riccardo Scamarcio ad interpretare Ninetto Davoli e lo stesso Ninetto Davoli a interpretare Edoardo De Filippo. Questi erano i consigli paralleli, questo era Uccellacci e Uccellini, questo era il cinema fuggente. Grazie per avermi ascoltato fino in fondo. Torno a consigliarvi i social di Cinefollie, la pagina Facebook, il canale Instagram, il canale Telegram, il canale YouTube e il blog cinefollie.wordpress.com. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di questo podcast, ci vediamo su YouTube e come sempre, buon cinema a tutti. Alla prossima!